Allora, vediamo. Due giocatori gialli un po' triangolari. Adesso non so se... Devo avvicinarmi? No. Va, avvicinati. No, dai, un po' si vede. No, no, dai, non spoilerare troppo. Non spoilerare, vabbè, ma è 20 secondi. Cioè, che cazzo spoiler, Robert Diana. Ma chi è che c'è in porta? Ma se io inizialmente pensavo fosse Faina, invece non è Faina. E chi è? Che para, incredibilmente para. Ah, non hai i guanti, quindi è Ragnar. Sì, sì. Vai da Ragnar, vai da Ragnar. Vai da Ragnar, digli chiedigli qualcosa, va. Che cazzo gli chiedo a Ragnar? Come li vede, come li vede questi qua? Che com'è il livello, cosa ne pensi? Com'è il livello, vado, esatto. Vado, com'è il livello? No, ma Ragnar c'è un problema. Se userai i guanti quest'anno. Urla, urla, urla. Aspetta, lo piano. Vabbè. Aspetta, aspetta. Allora. Aspetta, per... Vieni, vieni, vieni. Ragnar. 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 Ma cos'è? C'è Pancio. Ragnar, sì. dai l'auricolare. E gliel'ho dato. Uè, Ragnar, signori, buonasera. Buongiorno da Napoli. Buonasera. Aspetta, aspetta che non sto sentendo. Io vi sono applausi dalla... Bella Pancio, tutto bene? Come com'è il livello? Allora, posso dire che penso non abbiamo mai visto una cosa più bassa di questa cosa no. qua. Sì. No. Io non... male, ragazzi, male. I primi 20 rigori hanno fatto 4 gol. Mamma mia. Cioè, ricordiamo le dei rigoristi, rigori, dei cecchini. Ma i rigori tanto non ci sono, la GOT. Saranno è quello che ho detto anch'io, infatti ho detto ringrazio a Dio che la GOT League ha messo i come cazzo si chiamano? I guanti. Vabbè, avete capito, i shot out. Rag, ma sono più difensori, centrocampisti, attaccanti, fantasisti? Ma posso dire la verità, visto molto meglio i difensori, lascia stare quanti ce ne sono più o meno, ma ha visto molto meglio i difensori, a mio parere. Poi devo dire la verità, questa è la prima parte, nella seconda parte si stanno sbloccando, molto di più. C'erano un po' tesi. Fa molta, ma allora, c'è un molta... fenomeno vero? C'è il banner, ragazzi, di NordVPN che è in primo piano, se lo volete cliccare. Tutti sapete che cos'è una VPN. Con noi avete innanzitutto uno sconto. E poi Manfred, se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi me la faccio anch'io e addirittura senza rischi, perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè c'hai quindi... tipo il mese di prova, ragazzi, per capirci, esatto. quindi potete anche provarla, vedete se vi trovate, il uso che ne fate, se la utilizzate... cioè se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè avete uno sconto. Tutte le app sono in italiano, è sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi, ma me la faccio anch'io. Ma penso che tutti lo conoscete, NordVPN, però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. Sì, sono io. Sono io. Detto questo, ascoltatemi, detto questo, c'è molta tensione, soffrono molto la pressione qua a Napoli, non so perché, cioè la sentono tanto. Cioè, mentre fanno il riscaldamento, tutto liscio, nel momento in cui vanno a provare. Ragnar, sappiamo che la GOT League delle telecamere della GOT League. Questa è la GOT League, però Ragnar, funziona così. Ragnar, mi scusi, chi mi parla? Chi sta parlando? Devi pronunciarmi. Perché Manfredi? Buonasera, presidente. Salve Ragnar, giusto per appurare il fatto che lei è un gran portiere, che quindi chi sta tirando, poi dopo, quando ha 5 secondi, potrebbe fare una sfida, un rigore contro il nostro capitano, sì, giusto ora, per vedere qual è il livello generale. Quando ha tempo, quando ha tempo. Adesso, ma io Manfredi, adesso. Anche adesso, se vuoi puoi venire anche te, puoi venire. La organizziamo. Vuole venire anche lei. Signori, fare adesso. Diretta. Vabbè, io ringrazio tutti, signori, ci vediamo alla GOT e vi dico solo una cosa, guardatemi molto bene, ci sarà uno scoop eclatante che riguarderà me. Detto questo, buonanotte. Vabbè, Ciccione, quando è pronto per rigore arriviamo. Intanto ho delle altre, allora, se ho sbaglia delle altre per lei, conta che se sbaglia, ma il capitano poi ci sono io, posso dire ciao Manu, ragazzi, spandi fuori per la mano della nostra produzione. Caraffa, cioè, caraffa.
Allora, Augusto, tante persone mondo CV che voi non conoscete, eccoci, stanno lavorando alla GOT. Dimmi tutto. Allora, devo dare un'altra notizia, stavolta credo buona. Buona, ok. Siamo stati tutta l'estate a vedere un uomo che si è allenato, ha perso 20 kg, si è candidato, si è rimesso in gioco a più di 40 anni, ora aspetta la sua decisione se sarà parte o no del progetto Fucina. Signore e signori. Vabbè, dai, è ovvio, dai, io. Non fanno, ci fanno sconti. Buonasera, buonasera a tutti. Daniel Ale. Ciao a tutta la chat. Un provino. No, ma il provino non lo vogliamo. Il Got League. Sì, sì, ma non vogliamo il provino, vogliamo solo tirare un rigore. Allora, buonasera Ale. Metti il muto a Ciccione. Sì, sì, no, l'ho messo. Cioè, allora, ma qua mi stanno cacciando, io non lo so, qua Panciroli non conta un cazzo. No, gli ho detto io, appena mandato un messaggio io per dirgli mandatelo via. No, guarda che a me mi hanno detto, poi riprende un provino, io ho detto, ma tu non sai qua, io riprendo tutto e faccio come cazzo mi pare. Ma stiamo che stiamo a riprendere. Siamo due ore. Ciccione, per favore, allora, pensi al suo lavoro. 500 euro sotto banco. 500 euro, sì? E io ti do il migliore. Ok. Ma sì, così. A posto. Guarda, pure, allora, presidente pure 1000. Allora, no. 1000, sì. No, no, niente. No, dica al Falco, che li anticipa lui, poi glieli do. No. Spam di manette in chat, così. Manfredi, paga Massegna, paga Manfredi. Ma ci porta tutti a puttane? No, Manfredi. Non esageriamo. Non è una live di quei bimbi. Allora, no. Ciccione, lei ha dato una risposta a quest'uomo che si è allenato per farci vedere mia mamma. Ma guarda, io credo che la risposta a Daiale la faccio dare dal capitano. La domanda è se fa parte del progetto. Ma ovvio. Ma presidente, una persona che ha dato sta dando il cuore da tre mesi, ogni giorno. Grazie, Maia. Al contrario del tecnico. Al contrario, è del presidente. Il cuore. Occhio. Allora, stavo guardando. Possiamo dare l'ufficialità? Possiamo dare l'ufficialità davanti al nostro social media manager. Dai, Ale sarà un giocatore della Fucina. Guarda, è contento, guarda. Non so se Daiale ha conoscenza però della mia rivoluzione che volevo fare con la Fucina. No, volevo dire una cosa. Io so che ed è giusto che lo dica anche qui in diretta, visto che state dicendo tutte le cose, giusto che la chat ne prenda atto. La Fucina era stata invitata al torneo degli autogol. L'ho detto, e la Fucina non è andata, ho mandato la squadra di Atletico al Bar di Sesco, e so che altre squadre si stanno organizzando sia per fare allenamenti, qualcuno che magari è più vicino con me in Redlo, che Dosi, lo vedete anche nelle sue storie piuttosto che altri. Mi dispiace molto oggi non vedere qui l'allenatore e sentire prima queste parole su di lui, e il fatto che non sia stata fatta ancora una partita, perché poi non si crea gruppo, cioè vai là ed è a cazzo di cane. Secondo me ci sarebbe bisogno da parte di tutti di entrare più nel role play che stiamo andando a fare una nostra lega. E in più, io sono d'accordo, io ho dato disponibilità e il direttore sportivo lo sa. Il primo a non dare la disponibilità è stato l'allenatore. E avevo un matrimonio, avevo disdetto un matrimonio per che era il suo, tra l'altro il suo. Allora, visto che mi sembra di capire che per le mancanze dell'allenatore che tra l'altro è in discussione da oggi, l'allenatore da oggi è in discussione, serve una mano in dirigenza. Io mi sono permesso di chiamare un uomo che potrebbe darvi una mano. Entrerà a far parte della dirigenza. Fermi, via, stop con l'inno, ragazzi. Perché la banda è qua, live. Cioè, il candidato a essere il nuovo allenatore? Questo lo sta dicendo lei. Chiedo. Perché, cioè, io vedo tutti a parte quella persona lì qua, oggi. Eccolo qui. Questo qua. Chiedo,
Questo quindi è candidato? Questo oggi entra a far parte della dirigenza da una porta, ma chissà che un giorno non esca da un'altra. Via Collino, ragazzi. Buonasera, buon pomeriggio, buongiorno all'asso di Roma, il re. Buonasera. Il nuovo allenatore. Nuovo allenatore. Un nuovo allenatore. Ho messo a pensare qualcosa. Come un nuovo allenatore? Ma scusa, no, no, dovrò vado a fare allenatore e mi dicevo cicagnocchi che ho visto prima sul campo. No, 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 questi no, 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 no. Ah, no, quello là che aveva Barbarossa lì, no? No, 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 quello no. Beh, diciamo Barbanera prima, era peggio. Fammi salutare un po' di noi. Buonasera, CB. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, asso. Insomma, che ruolo mi ha dato Manfred? Guarda, io in attesa di sapere cosa succederà, credo dopo il prossimo con Faina, quindi lei sia pronto a tutto, ma credo che per il momento... Scusami Manfred, Faina se non c'è, o si presenta adesso e anche con un colpo, o secondo me, io non so che decisione volete prendere, però... No, non è il mio Hendrix, modo. A Hendrix non avresti mai permesso una cosa del genere. Non è il mio modo di fare il presidente. Io ho già il nome per la sostituzione di Faina. A posto. Calma, ma non lo dico, calma, non lo dico. Facciamo una brodaglia di bordello che non si capisce niente. Asso, io ho pensato che lei per adesso, intanto che capiamo cosa fare alla panchina, ma non la escludiamo in futuro, lei potrebbe iniziare a essere il motivatore della squadra. A mio avviso è quello che rispecchia al massimo la sua caratteristica. Anche io la vedo Gazzetta, lei eh? Che parla nello spogliatoio prima della partita. Tipo il discorso, no? Secondo me potrebbe essere il quello che la gente chiama, come si chiama? Che dovrebbe fare l'allenatore, praticamente. Mental coach, il mental coach. Ecco, la gente chiama mental coach. Cioè tipo Daiale dice oggi gioco, non gioco da tempo, non sono sicuro, e tu sai come renderlo sicuro. Queste sono queste c'è un quello nome che ho in chat per la panchina. È andato. Qual è? Non ce la vuole dare? No. Qual è? È il re dei pronostici. No, no. Venga dentro. Prego, aspetta, sentiamo la risposta di Asso, prego. Se le piace la mia proposta. Fa un po' schifo al cazzo, di via, però. Vuole la panchina. Asso vuole la panchina. Io faccio il mental coach solo se c'è Faina in panchina, altrimenti mi dimetto subito dal ruolo che mi hai dato. Cazzo. Chissà, aia. Vediamo, perché proprio ma Faina è il prossimo potrebbe... Faina sta per dare le dimissioni, che colore rimane. Bravo, bellissimo. Bravo. Faina, io non vedo la pre-live, quindi non so se si è palesato. Però Faina esonerato e lascerà oggi l'armadietto della Fucina Calcio. Oggi si presenta così ai microfoni di OCV. Ma gli avranno scritto. Prima che parla Faina, un attimo, tengo a specificare. Hai sbagliato. Muto Ciccione. Prima che parla Faina, ci tengo a specificare che io non ho mai parlato di esonero, perché non è il modo in cui lavoro io, quindi io non prendo uno il giorno dopo lo esonero. No, no, se non è Enerix, non lo fai così, anche perché sennò gli devi pagare l'ingaggio gratis. Modo di lavorare altre persone a Enerix in diretta Twitch l'hai esonerato comunque. Prego, in perché ha sbagliato tre partite. Prego, posso? Sì. Ah, intanto buonasera a tutti. Buonasera. E ringrazio il mitico Asso di Roma per le parole che ho sentito pronunciarli pochi minuti fa. Senti che casino. Chi è che fa casino qua? Sarà Pancio. Mutato, un piccolino, mutato. Un inetto. Detto questo, ringrazio Asso di Roma. Il signor Manfredi non si è degnato di chiamarmi per questa live. Io non sapevo neanche ci fosse questa live, come se nella sua testa ronzasse che tutto il mondo va presso alle sue storie. Forse non è così, caro presidente. Entro ed il direttore sportivo mi scrivono in chat che sta parlando male di me
e dovrei essere io a portare i giocatori. Che cosa ci sta a fare il direttore sportivo lì, Manfredi? Mi perdoni, cosa sta a fare? Direttore, ma guarda che ti sei presentato tu, Porto Tizio e Caio. Ti sei presentato tu così, direttore, altrimenti sportivo. Saresti stato lei cacciato dopo un secondo. Lei non è, non è capo neanche a casa sua. Io sto portando i giocatori. Abbiamo cambiato progetti. Abbiamo cambiato progetti. Li sta portando il capitano. Lei è un buffone. Lei è un cialtrone. Lei ruba lo stipendio. Cretino. Non sono pagato. Imbecille. Non sono pagato. È anche bugiardo lei. No, è lei. È anche bugiardo. È lei che vuole soltanto i riflettori per sudare su questa squadra, invece quando i riflettori sono spenti non lavora. Deficiente, io ci ho messo i guanti, cretino. E abbiamo visto che tu sei stato buono solo a litiga con Sabatini, ha cretino, che ci ha messo i guanti. Ha detto che ci ha messo i guanti. Ci ho rimesso pure la schiena, abbiamo detto cretino. Che ci ha messo i guanti. Io chiamo 3 mesi. Io chiamo le dimissioni del direttore sportivo. Sì. Sono d'accordo, sei un grande. Sei un grande. Penso che parla. Allora, vi spiego una roba. Io avevo contattato il signor Cerci, questo è chiaro, sopra ogni cosa. Alessio Cerci ha un nuovo lavoro, sempre nel mondo del calcio, poi lo annuncerà lui. Al nuovo mondo, cioè una bella esperienza, poi quando lo annuncerà ve lo dirà lui, e chiaramente non può venire il presidente della Lega, il caro Pancio, che qui non dovrebbe esserci. Manfredi, perché è qui Pancio? Ma infatti è andato via. Perché è qui Pancio? Perché Gravina, vuole... Gravina, ma non c'è, non c'è, c'è cretino, non lo so, c'è, è andato dove via adesso perché sarà andato a pisciare in balcone. Pancio, scusi Manfredi, mi scusi Manfredi, no, ma sto Gravina... proprio facendo su, dammi no. Gravina, Gravina, ecco, vedi, Gravina partecipa alle riunioni della Juventus, dell'Inter, del Milan, no. E allora che cazzo sta a fare qui Pancio? Infatti non ha, quello che dice non ha valenza. Dimmi un'altra cosa, io sono contattato 2 giocatori e non dico chi sono, se lo porto e se lo porto, vi giuro, no, lo sai che faccio? Lo porto e me dimetto. Lo porto e mi dimetto. No, beh, vol dare un indizio. Almeno che ruolo è? La sicurezza. Al mantra potrebbe essere tutto. CMT, tutto. Gioca a gettone? Diciamo che questa persona qua per una squadra giocherebbe a gettone. Stiamo pensando tutti a lui, comunque.